Di rinvio. Dunque, ho chiuso, non riesce a votare. Archi, Causin. Come? Ci siamo? Causin ancora non riesce a votare. Allora, non mi pare che ci siano altri. Sempre Causina non riesce a votare. Sì, Causina ancora non riesce a votare. Ce l'ha fatta? Sì, da qui non vedo. Ce l'ha fatta, va bene, non ci sono altri che devono votare, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge per 244 voti di differenza. Come? Deputato Pini, prego. No, sull'ordine dei lavori, solo perché rimanga traccia nello stenografico che la nostra richiesta era stata concordata dietro richiesta del Partito Democratico di chiedere la sospensione. Quindi questa è la coerenza con quale si comportano questi signori. Bene, adesso di conseguenza ci divertiamo. Allora, colleghi, come? Deputato Soria. Sul regolamento, prego, deputato. Grazie Presidente. Articoli 8 e seguenti. Io vorrei semplicemente chiederle, Presidente, se le sembra minimamente normale e da persone sane di mente fare un intervento in concorde con la richiesta di rinvio e poi votare contro quando c'è stato il tempo per dichiarare il proprio voto. Noi abbiamo aspettato proprio perché ci immaginavamo che ci fosse bisogno di capire questa richiesta di rinvio, abbiamo fatto il nostro intervento contro, c'è stato un intervento a favore, con poi però, con una certa naturalezza, un cambio completo di decisione nel voto. Io penso che se l'avessimo fatto noi saremmo stati richiamati, saremmo stati presi in giro, saremmo stati.